Quella dell'Adriatico sta diventando una vera e propria maledizione per il Pescara, che dopo i KO casalinghi con Parma e Carpi resta a mani vuote anche nella gara con la capolista Empoli, a cui basta e avanza una rete dell'ex Donnarumma per incamerare i tre punti, aggravando così la crisi del Delfino. Rispetto alla gara di Avellino, nel suo 3-5-2 Epifani conferma la squadra di domenica scorsa per 10 undicesimi con Macin al posto del nazionale Valzania. I tifosi rispondono in maniera tiepida, poco più di 6.000 persone sugli spalti dell'Adriatico. Con la direzione arbitrale affidata a Piccinini di Forlì si parte con l'infortunio al sesto di Krunic, sostituito da Brighi. I primi minuti vedono tanto equilibrio con le due squadre che premono ma senza scoprirsi. I biancazzurri devono fare i conti con il palleggio ed il possesso palla dell'Empoli, che produce al 19° la rete ospite con un errore di Fornasiere e compagni che respingono corto su conclusione di Brighi, e con la palla che termina a Caputo che serve Donnarumma, che a due passi da Fiorillo non sbaglia per il vantaggio toscano. Ancora una volta il Delfino subisce gol al primo affondo avversario. La reazione del Pescara latita e con i mugugni dei tifosi pescaresi sugli spalti sempre più assordanti. Al 31° lampo bianca-azzurro e palla in area empolese per Mamadou Koulibaly, che colpisce in pieno il palo non riuscendo a segnare un gol piuttosto semplice. L'ultimissima parte della prima frazione regala però al 41° la più ghiotta delle opportunità per il pari ai biancazzurri, con il rigore fischiato da Piccinini per il fallo di Gabriel su Mancuso lanciato a rete. Dal dischetto però Pettinari calcia malissimo, permettendo all'estremo ospite una parata molto facile. Per l'attaccante abruzzese resta il digiuno di reti ormai risalente all'8 dicembre dello scorso anno. Il secondo tempo vede Gravione in campo al posto di Fornasier, che aveva litigato precedentemente con il tecnico biancazzurro. Pescara che cerca di spingere ma che rischia al quarto, quando Pasquale su punizione manda la palla di pochissimo sopra la traversa. All'ottavo Caputo in area biancazzurra fallisce il 2-0 scaricando sull'esterno della rete. Epifani cambia ancora, giocando la carta Bonino al posto di un Pettinari irriconoscibile. La gara vede il solito Pescara disordinato e confusionario e preda di un eccessivo nervosismo. I minuti passano con l'Empoli che va vicino ancora al raddoppio e con Fiorillo che riesce comunque a tenere inviolata la sua porta. Il tecnico pescarese gioca poi il tutto per tutto, mandando in campo anche Carraro per Perrotta, e con il Pescara che si schiera in campo con il modulo a rombo e con il 4-3-1-2. I biancazzurri cercano di accelerare e costringere l'Empoli nella propria metà campo, con Brugman che al 29° fallisce il pari tirando alle stelle dall'interno dell'area empolese. Per il Pescara è ancora un boccone amaro in vista della gara di giovedì prossimo al Rigamonti di Brescia, dove mai come questa volta sarà vietato fallire.